la pallavolo Montesilvano e torna la pallavolo di alto livello con delle ragazze che saranno poi la pallavolo di domani, no? Sì, la pallavolo Montesilvano, di cui sono presidente, ha organizzato, ha ospitato e sta ospitando il collegiale Italia-Brasile femminile volley pre-juniores. Sono due settimane, dal 15 al 30 giugno, di amichevoli e di allenamenti in vista della preparazione per il mondiale in Thailandia, previsto per la fine di luglio. Ma non solo attività fisica, ma in queste due settimane la nostra società ha organizzato anche workshop e incontri di aggiornamento tenuti dallo staff della nazionale italiana per gli allenatori abruzzesi. La Pallavolo Montesilvano dal 1968 organizza, oltre a partecipare a campionati e a tornei, organizza eventi quali workshop, campus. Abbiamo un parco atleti di 500 unità, di cui 300 del settore giovanile, e oltre all'impegno sportivo vorrei anche sottolineare l'impegno culturale e sociale, perché organizziamo anche incontri di beneficenza, di solidarietà, facciamo volontariato, raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, perché ciò dimostra la nostra sensibilità ai valori quali l'amicizia, la solidarietà e il rispetto per tutti.